Buongiorno a tutti, oggi Corriere Alto Milanese qui ad Arconate, in questa piazza. Siamo qui con Francesco Colombo, nostro amico. E Buongiorno. come va Tutto Francesco? bene, Tutto grazie. bene? Ringrazio Corriere Alto Milanese per la presenza sempre assidua, nel nostro territorio. Grande conoscitore di Arconate, Francesco, adesso ti sei dimesso dal giornale locale, Chuck, ormai Sì, allora, delle assunzione. dimissioni fondamentalmente per motivi di tempo, cioè le attività che io già seguo per l'amministrazione comunale, che sono fondamentalmente la comunicazione e l'organizzazione di eventi, mi hanno portato a riflettere, a prendere questa decisione. Noi troveremo il gruppo che io ho rappresentato, cioè Cambiamo Arconate, troverà un sostituto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Stiamo già pensando a chi potrà prendere il mio posto. Naturalmente una scelta dettata anche dal fatto che tra un anno e mezzo inizierà la campagna elettorale per le elezioni comunali del 2019. Naturalmente dovremo prepararci al meglio e concentrare poi le forze, al di là di quello che succederà, su quella campagna elettorale. Quindi è importante che poi ognuno si concentri su determinate cose. Ecco, ma stai riflettendo anche sulla possibilità di una tua eventuale candidatura a sindaco? Ma in questo momento no. Ripeto, tutti gli scenari sono aperti, rimane da capire che cosa sarà di questa avventura nel 2019, chi si candiderà, se questo progetto politico andrà avanti o meno. La nostra disponibilità a continuare chiaramente c'è, è stata una bella esperienza, vedremo poi naturalmente più avanti da farsi, ecco. Ecco Francesco, adesso parliamo di una vicenda giudiziaria importante, una vicenda importante a livello nazionale. Ieri si è stato al Tribunale di Milano, sono stati ascoltati diversi testimoni, tra cui anche papà sindaco di Arconate, nel processo Mantovani. Si è parlato di cosa di riposo. Vuoi raccontarci alcuni passaggi, visto che l'hai seguito direttamente, di questa udienza di ieri, abbastanza importante? Sì, l'udienza di ieri è stata molto importante, vede un po' un'udienza, è stata un po' un'udienza centrale perché qui riguarda i fatti arconatesi che fanno parte di questa inchiesta. Perché? Perché si è parlato innanzitutto di casa di riposo. Mio padre è stato ascoltato, è stato sentito dal pubblico ministero Polizzi, che gli ha fatto ripercorrere un po' tutta la vicenda della casa di riposo dal 2014 ad oggi. Fondamentalmente in alcuni passaggi principali che sono la realizzazione della nuova piazza, cioè il cambiamento del progetto originario che prevedeva questa fantomatica torre di vetro che prevedeva dei costi in più per il comune naturalmente, che è stato modificato grazie al questionario che noi facemmo in quel freddo dicembre che ci portò a modificare il progetto e a creare la piazza Falcone Borsellino che vedete oggi. Naturalmente poi il centro del dibattimento di ieri è stata un po' la natura della concessione che è stata firmata tra Comune di Arconate e Opera Pia Castiglioni, una concessione in project financing, cioè fondamentalmente il project financing è l'intervento di un operatore privato per costruire un'opera pubblica del tutto anomalo secondo l'amministrazione attuale. Perché? Perché una concessione in project financing è tale quando il bene che viene costruito rimane pubblico, così in questo caso sembra proprio non essere, e quindi con gli avvocati si sta cercando di capire, il comune sta cercando di capire che tipo di contratto è stato sottoscritto e soprattutto cercare, come ha detto mio padre ieri, di riportare nell'alveo della legalità piena appunto il contratto che è in essere tra il comune e l'operatore privato. Si è parlata anche della chiusura della via Pasubio, della famosa ex via Pasubio, una via che è stata, lo ha ricordato ieri mio padre, cancellata dalle mappe del PGT dalla vecchia amministrazione e che il comune sta con fatica cercando di riaprire. Questo è stato fondamentalmente il succo della vicenda casa di riposo che è stato poi dibattuto ieri. Ecco, il sentore qual è su questo processo? Come ti sembra da te, da punto di vista da spettatore, da esterno? Ma da spettatore io ho avuto alcune impressioni molto chiare, che siamo in presenza di un giudice, di una giudice donna, il presidente è una donna particolarmente inflessibile, soprattutto con gli avvocati della difesa, con le eccezioni che sollevano, con le domande che fanno, una giudice che non ama le perdite di tempo,
che cerca di mettere a suo agio il più possibile i testimoni, magari anche difendendoli da alcune domande poste in maniera un po' così, con alcune insinuazioni o comunque poste in una maniera un po' particolare per mettere in difficoltà i testimoni. Ho avuto l'impressione di una giudice che non ama, ecco, i giochetti piuttosto che altre tecniche che magari qualche avvocato può usare, una giudice molto determinata e che sicuramente, ecco, è sul pezzo, come si suol dire, cioè che ha ben presente tutte le vicende di cui si sta parlando. Sarà un processo, da quel che ho potuto capire, abbastanza lungo, i testimoni sono tanti, anche la difesa di Mantovani ne ha parecchi, più di 100 penso, da quello che ho potuto capire, perciò sarà sicuramente un dibattimento piuttosto lungo e approfondito. Mentre su quest'ultima vicenda vedete sempre, hai avuto modo di leggere l'ordinanza che è coinvolto? Sì, io ho avuto modo di leggerla. Naturalmente premetto che allo stato attuale a Mantovani non vengono contestati i reati di mafia o di 'ndrangheta, lui viene contestato nell'ambito di un'inchiesta sulla 'ndrangheta in Lombardia, un reato che è quello della corruzione, perché lui, secondo la procura, sarebbe stato il politico di riferimento di questo imprenditore trattino boss, o presunto tale secondo la procura. Io ho letto le intercettazioni e tutta l'ordinanza, non so come andrà a finire, non so naturalmente la responsabilità o meno che verrà appurata su Mantovani. Quel che è certo è che ci sono, a mio avviso, delle intercettazioni abbastanza inquietanti, cioè che dipingono, perlomeno da quello che dice questo boss, perché Mantovani non parla mai al telefono, sono gli altri che parlano di lui o altri che scrivono messaggi su di lui, sembra veramente che sia una sorta di politico di riferimento per quel che riguarda questo imprenditore in odore di 'ndrangheta, in odore di mafia. E questo fa riflettere. Io mi sento di dire una cosa: al di là delle conseguenze giudiziarie che avrà questo processo, che avrà questa indagine per lui o meno, cioè se ci sarà un processo, se sarà rinviato a giudizio e poi condannato, noi dobbiamo soprattutto cambiare un modo di fare politica. Cioè evitare la 'ndrangheta, evitare la mafia, evitare magari dei contatti con certi personaggi, conosciuti o meno, cioè consapevolmente o meno, non è tanto commettere un reato o meno, è cambiare il modo di fare politica, cioè un modo di fare politica più trasparente, alla luce del sole, come del resto questa amministrazione, la nuova amministrazione, penso abbia dimostrato di aver fatto dal 2014 ad oggi. Quindi io non faccio solo un discorso giudiziario, ma proprio di stile, di modo di approcciarsi alla politica, che deve essere, secondo me, diverso. Questo a prescindere, ripeto, da qualsiasi tipo di inchiesta o di implicazione giudiziaria. Ecco. Va bene, grazie mille. Grazie Graziano, grazie anche a Francesco di Corriere Altomilanese. Ok, ciao.